La domanda a questo punto, ragazzi, sorge spontanea. Secondo voi Maurizio Sarri in questo momento rischia la panchina? Adesso andiamo un attimo a riavvolgere il nastro. Oggi c'è stata una bellissima giornata di Premier League. Mi sono divertito, deve ancora finire, quindi vi ricordo che dopo aver visto questo video, tra una decina di minuti, un quarto d'ora, uscirà anche il post dello United che sta giocando. Deve ancora finire, ce ne ho veramente tante di cose da dire, quindi preparate il pallottoliere perché sono incazzato nero. Al di là di questo, ragazzi, oggi ha giocato anche il Chelsea. L'ho visto, Chelsea che vince, che pareggia 0-0 con il Southampton in casa del Chelsea a Londra. Ragazzi, per me a questo punto Sarri qualcosina rischia. Io mi metto un po' di qua, magari qua vi metto One Football, mi do una mano anche con i dati per farvi capire quella che è stata la partita. Il discorso qual è, ragazzi? Il discorso è che il Chelsea non va, cioè nel senso, va per essere una squadra buona, va per essere una squadra che lotta per la Champions, però non è quello che probabilmente Abramovic si aspettava, perché comunque se tu vai a vedere poi che ha fatto nelle ultime 4 partite 7 punti, che sono pochissime, è un andamento da West Ham per dire. 7 punti sono pochi in 4 partite. Nelle ultime 9 partite ha fatto 16 punti, che di base, se tu vuoi puntare allo scudetto, dovresti farne 3, 6, 9, 12, 15 e un pareggio. Dovresti farlo in 6 partite. Fai 5 vittorie e un pareggio, l'hai fatto in 9 partite, sono veramente tanti. Vuol dire che hai perso tantissimi punti per strada, ok? Il Chelsea non va, specialmente per una squadra che a giugno, ragazzi, tra giugno e adesso, ha speso più di 200 milioni di euro. Gli hanno comprato Kovacic, gli hanno comprato Kepa a 80 milioni, gli hanno comprato Jorginho, adesso gli hanno preso anche Pulisic, domani ne parliamo, facciamo il video a parte, perché anche lì veramente c'ho tante cose da dire. Tutti buoni colpi, però il Chelsea, ragazzi, adesso si allontana sempre di più dalla vetta. Perché ora voi direte, sì, ma il Liverpool è più completo, sì, ma il City è più completo, sì, ma il City c'ha una squadra migliore. Ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Il Chelsea è stato costruito e ha preso Maurizio Sarri per vincere la Premier. Poi ci sta che tu lotti per arrivare a vincere la Premier e non ci arrivi. Ma in questo momento, a gennaio, a inizio anno, ragazzi, il Chelsea è a meno 11 dalla prima in classifica. È a meno 11 dalla prima in classifica. Sono quarti, zona Champions. Malino, perché un presidente che spende 200 milioni di euro sul mercato, che rivoluziona la squadra, che prende Maurizio Sarri, che è arrivato secondo per diversi anni sotto la Juventus facendo un ottimo gioco, si aspetta che il Chelsea quantomeno lotti per la Premier League e non che rischi, guardando poi le altre di dietro, addirittura di perdere il posto. Perché ora, alla lunga, per me il Chelsea in Champions ci arriverà, però con questo Arsenal io starei attento. Comunque il Chelsea che gioca sempre con il solito 4-3-3 di Sarri, che ci sta, stavolta gioca Morata in avanti invece che Giroud. Ragazzi, Morata, non so che sia successo, vabbè, a parte ha fatto quello in fuorigioco e l'hanno annullato, ma poi santi Dio, ma Morata, ma che una volta addosso al portiere, una volta fuori, una volta, ci ha avuto 200 occasioni, ci fosse una volta che l'ha buttata dentro. Abbiamo visto un pochino Fabregas, si parla di Milan, si parla soprattutto di Monaco, da Thierry Henry, che è ultimo in classifica in Francia, quindi poi vedremo. Fabregas è entrato, probabilmente questa potrebbe essere l'ultima partita, attenzione perché il Bournemouth attacca, tiro, parata. Tra l'altro il Bournemouth, io ho fatto la storia su Instagram, se ancora non lo fate seguitemi, cazzo, erano 0-2 per il Watford, ho detto vado a cagare, sono 7 minuti al bagno, scusa della franchezza, sono tornato, eravamo 3-3, ho detto non è possibile, cioè com'è successo, com'è potuto accadere? Santi Dio. Comunque, al di là di questo, domani parliamo di Pulisic. Jorginho perde qualche pallone, ma questo è il periodo di Jorginho in cui cala, ragazzi, è normale. Jorginho è un giocatore spaziale, però quando arriva il freddo, gli si ritira Jorginho. È così, ragazzi, Jorginho è sempre stato così. È forte, però quando arriva il freddo, un pochino si blocca. Che vi devo dire? Niente. Chelsea che butta 2 punti. Southampton, che comunque storicamente è una squadra difficile da affrontare. Però a Londra, boh, per me 3 punti devi prendere. Un Chelsea che è molto indietro rispetto alle altre. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie per aver visto questo video. Tantissimi mi piace. Se il video è piaciuto, se no potete lasciare dei dislike se vi ha fatto cagare. Ma fatemi sapere il perché. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto in modo accurato. Tra una decina di minuti, un quarto d'ora, uscirà anche il post del Manchester. Raga, rimanete collegati perché ho veramente tantissime cose da dire, visto che lo scorso weekend, cioè la scorsa settimana, non l'ho fatto il post dello United. Mi sono tenuto tutto insieme e mo ve lo dico tutto. Grazie per aver visto questo video. Buon shalom come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.